cucino che ci ha giurato lui. E si è battuto anche mamma ha dato me. Insomma, vota a me, vota a te, vota a me. Chi ha segnato? Non so. Inter. L'Inter ha segnato. No, Inter, sono andato a prendere proprio Inter proprio lì. Mi sono girato, ho fatto una caruta, ma c'è un loro qua dietro il pallerino, ho detto pure latte di dolore. No. Loro mi ha visto qua che siamo per terra, poi sono pure salito sopra al letto, ma ci ha arrampicato perché avevo le ali di letto. Ah, dormite sul letto a castello, addirittura. No, è una stanza bella grande, ma non è un castello. Cioè, no, io sono tre materassi, perché mia moglie dice vuole stare. E io quando scendiamo dico, sento che sono da c'è pure. E andò di scarpone, cioè. Mi sono arrampicato con la roba disperato vicino a letto, così a salire, così. Mi sono finalmente buttato vicino a mia moglie, mi sono addormentato perché dopo questa partita già ci faccio giù. Se non che mi sono svegliato dopo una mezz'oretta, perché non si sono capace di piacere. Mi sono sentito bagnato, ah tutto bene, a parte sopra, tutto bagnato, ma di un'acqua tiepida, molla, la verità io avevo pensato che era stata una mia mancanza involontaria. Non vedi, addirittura questa età, ma mi state scrivendo? Non ho capito, poco, adesso mi ha fatto sotto quello ritmo, non è quello che avete pensato voi, è che a si è rotto, e mi sono un po' seduto, ah da qua, mi diceva, mi sta a ma chi l'aveva posto nel letto? Non mi voglia, non può scherzare a me, insomma è una vita che non ce la faccio più, mi voglio spartere, proprio è una cosa che non è possibile, buttiamo pure lo scarpoletto, presidente del tribunale, mi voglio dire. Fatemi sentire, ma ditemi. In dote? La dote. Vostra moglie? Ha portato qualcosa? Sì, sì, sto palazzo è qua, tutto il palazzo. Ah, questo palazzo sì, è te? È di sua proprietà, adesso sono io il padrone. Non la dite mica mangiato. Di quel palazzo? Non l'avete mica mangiato? No, quella è di prete. Il palazzo è c'è la ricciola, c'è il ricciotto, c'è il muro, sì. Il marmolo, è fatto. Non si può mangiare, però pasticciotti, ma io vado. È pulito. No, sì, ma prima ero poco spopolito, poi ci ho fatto la facciata, che c'è una bella antonica, perché se ne è caduta l'intonaca, ci ha mandato un pezzo, io l'ho pronta a fare subito. Palazzo del 700, nel grande di Spagna, Rodrigo, il signor Serios, uno fiato, poi si chiama la moglie, si può è intatto. Un cornicione si è tappato un po' perché era poco scassato. Giocoli, ci sono ipoteche! Quattro poteco, casa tua, parolotte, guardumare, sapete che le poteche. Sì, sì, sì. Ci sono iscrizioni. Se un po' più ipoteche ci sono iscrizioni. Casa tua, guardumare, parolotte, giochi sempre in due. Sei a 21. Ci stanno lì. Questo volevo sapere, non ci sono... Ma tu sono morire a pulire il fuoco, va? Ma è... Debiti? No, qua debiti, a poco, quello mio padre mi ha lasciato bene a me. Ah, sì? Dicevo, sì, lei mi ha portato i palazzi a casa, io potete tenere dei denti sotto. Oh. Sì, perché papà, dovete sapere che papà si chiamava... Che ridico, poco? Si chiamava Cicillo Gio Sciamucchi, detta Ascella. Ah, sì. Perché era commerciante di baccalà. Ma si teneva un botte a spot, papà. Come seconda attività? Perché? Faceva l'industria pirotecnica. Facevo commerciante di baccalà e voglio darti. No, botte spot! A Natale, in bancarella. Botte spot di baccalà, non io lo so. Ah, import export! Botte spot! Botte spot, import export! Commerciante! Botte spot che vendeva. Papà era conosciuto Cicillo Gio Sciamucchi del taxi. Cerca della sanità, papà quando arrivava ci sentivo proprio a scendere. Papà una cosa, papà camminava a rete tutta. Poi va un baccalà che camminava dietro, l'ha preso lui. Ah, una persona, era pure molto sei generoso, insomma è rimasto bene a me. Mi è rimasto bene dei soldi perché baccalà frutta, poi veniva una olina, bianca, gli acquari, alle salate. Ma poi teneva una bella, botta e spottava in tutti i modi. Bottava e spottava in tutti i modi. Insomma non è che ha bisogno di mangiare il palato, ma poi lo faccio per currivo, no? Per currivo. Scusate, a poco alza la mia ignoranza, non arrivo alla vostra. Non potete credere, sono l'anima di mio padre che sono andato in mondo adesso 10 che rilancio, io poi non sono andato a scuola perché lavoravo da bottega da papà. E ne racconta, facevi garzone. 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 Faceva garzone. E quindi papà non potevo mangiare a scuola, ho fatto fino alla terza elementare,
C'è qualcosa. Due volte però. Me l'avete portato? Mi sono portato. E allora praticamente mi ha lasciato bene, che bisogna mangiare un palazzo moderno, ma avevi detto. Chi c'è da discutere allora? Voi state bene, lei sta bene. Ma perché la volevo sposare, perché la volevo bene. Da un po' di tempo si è sperticellata proprio. Sperticellata. Secondo me può perdere la causa. Voglio capire. No, si è andato di testa, insomma, non mi rispetta più. Ah, come possiamo? Come possiamo? Possiamo avere questa separazione? Sì, ma... Fatti la mutanda, la cosa. No, la mutanda non veniva. Non è oggetto di discussione. Sempre, noi litighiamo poi per il palazzo. Sulla donna. Ma noi siamo fatti più palazzo mio, palazzo tuo. C'è una persona che vuole pittare la casa e dice no, la casa non la metto come ando io. Non venite, fatemi dire. A queste diatribe, che accade? Se venite domani a trovare. La trippa, qua c'è. Non ci vanno che venne la trippa, però le trippe per le musse. Non mi piace. Non ho toccato. Allora, volevo dire un'altra cosa. Questi di vero. Guarda. A volte vengono pure chi di là, però mo. Di vero. Sono piccoli così. Bello, Sono piccoli. Ovvero a questi alterchi. Ma c'è un Non so cosa. Sono alterchi. A queste discussioni. Ma non avevo parlato così bene, come una tassa in bosco che io non lo posso seguire. Questa discussione che faccio con me. Assistemi a qualcuno. Sempre testimone. Infatti che non c'è nemmeno proprio quella cosa che dice. Parliamo tra di noi, tra moglie e marito, come si dice? Non mi fanno bene sporco si lavano con il dick. Allora. Ma questa è discussione. Bravo! Queste discussioni, avete visto sempre la cucina, la cameriera, il maggiordomo Michele, che è una persona. Questi sono salariati, non va bene. Ma ci vogliono zitto. Ma vada lui, non vede. Ma voi, no, c'è qualcosa, c'è una persona presente che dice quello è buono e quello è buono. Allora, noi facciamo sempre in modo che queste discussioni Sì. Inizino da lei, sempre da lei, sempre con un testimone davanti. E se a queste discussioni, non lo so, ci fosse una parolaccia, uno schiaffo. Non veri, se abbiamo uno schiaffo siamo a cavallo. Lo dovete avere proprio lo schiaffo. Voi vedete se noi abbiamo lo schiaffo. Noi avvocati siamo in plurale maestatis. Faremo, diremo, andremo, sempre voi lo facciamo lo schiaffo. Assolutamente. Ma dimmi una cosa, ma proprio per essere un uomo di legge. Sì. Se faccio lo schiaffo, posso avere la separazione? Sei tutta stanca. Ma se state all'erta poco a faccia. Facciamo prima sabato. Allora voi... Ma parte la mano, ormai... Poca volta, appena c'ho schiaffo, mi posso... Mi chiamate? Mi chiamo subito, venite qua. Oppure vengo io da voi. No, vengo io da voi. Io subito vi chiamo. Io sono corso. Ma poca, non vado a spese. Non che la risata a spendere 40, 50 lire, quello che... 40, 50 lire, ma da più 55, 56. Quelle sono cose che si vedono. Non volevo. Accedere, ci vediamo la prossima. Salve. Ci vediamo la prossima. Andando qua, meno male, come se potessimo, se viene qua per potessimo, ci può che non io mi muore una mano, no? Come vi si posso chiamare un amico, eh?